Buongiorno ragazzi, Scarac vi saluto. Allora, ieri ho visto Barcellona Valladolid, ma davvero vi prego andate a vedere che è successo, perché quello che è successo ieri è davvero scandaloso. La mano di Jordi Alba era netta e c'era un rigore per Valladolid. E poi il rosso di Valladolid non esiste mai, un fallo a metà campo tattico e scivolata, non può esistere il rosso là. Non esiste mai. Vabbè, alla fine il Barcellona ha vinto al 90 gol di Dembélé. Magari si vede un po' la partita. Allora, il Barcellona ha fatto la sua partita, ha fatto la partita offensiva, ha giocato a calcio come sempre, alla grande, perché il Barcellona ha grandi giocatori, ha Pedri che è un talento incredibile, ha Messi che è il giocatore più forte del mondo. Non ha senso criticarlo perché ogni partita, anche quando gioca malissimo, malissimo è un parolone. Comunque fa delle giocate pazzesche. Ieri non è stata una partita brillantissima per Messi, ma comunque ha messo certi palloni magici. E solo questi geni del calcio possono farlo. Poi altri giocatori interessanti come Jordi Alba, quindi giocatori di qualità, Jordi Alba, Sergio Busquets. Dest, quindi Barcellona deve giocare a calcio, deve fare un calcio bello. E poi un giocatore come Dembélé, che è stato l'autore del gol, che a me non fa impazzire, io non l'ho mai visto ai tempi del Dortmund, che non ho potuto vederlo, però l'ho sempre visto ai tempi del Barça. E non mi è mai piaciuto. Però oggi mi ha fatto vedere qualche dote tecnica che non avevo ancora intravisto. E mi ha mostrato qualcosa in più, però deve essere più concreto. In generale, in tutte le partite deve essere più concreto, perché certe volte lo vedo fare cose abbastanza inspiegabili, abbastanza certe volte si nasconde, esce dalla partita e non deve farlo. Invece col Valladolid ha fatto una delle sue migliori partite da quando è al Barça e ha fatto il gol della vittoria. Appunto questo Valladolid schierato con un 4-5-5-3-2, 3-5-2 diciamo, 5-3-2, con i due esterni Nacho e Janko, che hanno comunque fatto una partita importante, ma soprattutto Nacho, il numero 22 del Valladolid, il terzino sinistro, mancino, interessante, grande tecnica, grande spessore, nonostante piccolino. Anche una buona fisicità e ha fatto una partita imperiosa dietro. Ma bene anche tutti i centrali, bene il centrocampo, bene in generale tutto il Valladolid, che ha avuto in tutte le occasioni ha fatto male al Barça con Janko di testa, ha preso un palo. Poi non, mi sembra ha preso un altro legno, non mi ricordo, quindi non mi so dire adesso. L'ha preso sicuro il Barça con una parata di Masip, che è stato un muro, un vero e proprio muro. Non è resistito fino al 90esimo per il gol di Dembélé, ma fino al 90esimo ha fatto parate importanti ed è stato sempre attivo. Il Barça ha fatto tanti tiri, però abbastanza deboli. I tiri importanti non sono stati tanti. Il Barcellona è totalmente cambiato nel secondo tempo. Il primo tempo ha giocato sempre con il solito 3-4-2-1, la nuova invenzione di Koeman, invece il secondo tempo è passato al 4-3, per aprire le ali, aprire gli esterni, e poi addirittura è passato a giocare con Trincao, terzino addirittura, è clamoroso, però non è bastato a segnare subito, cioè è servito solo un gol di Dembélé al 90esimo su un deviazione molto fortunata la palla di arrivare lì. È arrivata lì e Dembélé ci ha pensato con una stoccata comunque importante e inaspettata. Però applausi, ha veramente dato tutto, perché in 10 ha buttato il sangue fino all'ultimo a correre su ogni pallone. Ha veramente fatto il massimo e l'aveva fatto anche col Siviglia, che stava vincendo, ha preso gol del portiere al 94esimo. E veramente questa squadra è veramente sfortunata e ancora non è fuori dalla lotta salvezza, ma la squadra del presidente Ronaldo deve veramente merita qualcosa in più, perché sta dando tanto. E applausi anche all'allenatore del Valladolid, che adesso non conosco il nome, però
Di certo mi informerò bene perché questa squadra sta veramente facendo tanto e sta sfruttando tutto il suo potenziale, nonostante abbia tanti indisponibili in questo periodo, se non erro. Forse per un focolaio Covid, una cosa del genere, ho sentito una telecronaca di Stefano Burghi che ha molti infortunati e quindi comunque sta facendo un gran lavoro. Un applauso a Valladolid. Il Barcellona vince e scavalca l'Atletico, cioè va a meno uno dall'Atletico che ha perso col Siviglia, una partita gigantesca il Siviglia contro l'Atletico che non è stato perfetto come al solito, e allora il Barcellona si riavvicina ancora di più. Adesso però c'è il classico, sarà il test più importante. Questa partita gli è andata bene, come gli è andata, perché è stato salvato anche dagli episodi abbastanza discutibili, e io posso pensare male perché sono episodi clamorosi e col VAR non si possono accettare. Si possono accettare senza VAR, col VAR si possono accettare solo episodi dubbi, ma gli episodi così netti e così evidenti non si possono accettare. Vabbè ragazzi, scacca vi saluta, bella!